Benvenuti da Tony Fisco a questa edizione del notiziario di Teleradio Sciacca. Ancora una volta siamo costretti ad occuparci in apertura dell'emergenza rifiuti. Parleremo naturalmente dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione al Comune di Sciacca di poter conferire alla discarica di Siculiana, ma la raccolta avviene ancora a macchia di leopardo. Ci sono dei problemi che ancora devono essere superati perché gli autocompattatori sono ancora pieni dei rifiuti dei giorni scorsi. Ma vediamo il quadro completo di tutti i titoli di oggi. Emergenza rifiuti a Sciacca, il comune è stato autorizzato a conferire l'indifferenziata nella discarica di Siculiana, ma la raccolta dei rifiuti è stata fatta a macchia di leopardo. Discarica abusiva a cielo aperto al centro della zona portuale, abbandonati anche grossi fusti in metallo contenenti sostanze chimiche. Avviata la corsa per le elezioni regionali, non sono mancate le sorprese dell'ultima ora. Marinello spiega le ragioni della sua candidatura alle regionali. Difficile parlare con il centro-sinistra a Sciacca, dice, perché sono stati troppo arroganti. Tamponamento a catena in viale Sciascia stamattina, coinvolte 4 vetture, nessun ferito. Impianti sportivi, il comune torna a reclamare alle società sportive il pagamento delle quote previste dal tariffario varato nel 2015. Torniamo anche oggi sulla questione rifiuti. Il comune di Sciacca è stato autorizzato temporaneamente a conferire l'indifferenziata nella discarica di Siculiana, la discarica gestita dalla ditta Catanzaro, ma l'emergenza a Sciacca rimane. Francesca Gallo. Solo temporaneamente il comune di Sciacca, unitamente agli altri 18 comuni dell'ambito territoriale di riferimento, è stato autorizzato a conferire alla sezione indifferenziata presso l'impianto di Siculiana gestito dalla società Catanzaro Costruzioni SRL, che con nota del 5 ottobre scorso confermava la propria disponibilità al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati nei limiti quantitativi individuati nella discarica di Contrada Matarano. Il provvedimento, che fa seguito alla chiusura della discarica di Contrada Saraceno Salinella di Sciacca gestita dalla società Sogeir S.p.A., ha efficacia a partire dalla data del 6 ottobre, cioè ieri, e fino a nuova e diversa disposizione, verificate le condizioni di ripresa dell'attività della discarica Saccenze. L'applicazione del piano straordinario dei conferimenti attuato dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è solo una soluzione tampone, scaturita dalla necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità ed evitare l'insorgere e l'aggravarsi di emergenze igienico-sanitarie. Assessore, purtroppo è di nuovo emergenza rifiuti, una situazione che non era solo legata al periodo estivo, e qui c'è alla base la chiusura della discarica di Sciacca che vi costringe a fare avanti e indietro con il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Le concause sono uguali tra l'estate e oggi, cambia solo la quantità di rifiuti che viene conferita, quindi prima avevamo una quantità che si aggirava alle 60-55 tonnellate, adesso siamo sui 40-45 tonnellate al giorno di indifferenziata, questo per quanto riguarda il comune di Sciacca. Il problema rimane sempre quello, le concause sono uguali, come erano in estate sono in autunno e saranno in inverno, fino a quando non si risolve il problema dei pagamenti alle ditte che forniscono servizi alla Sogeir, alla discarica di Saraceno Salinella, noi ci ritroveremo sempre in queste condizioni. Per questo io ripeto da tempo che è importante che l'assemblea dei sindaci e che i soci, quindi i comuni, vigilino su quella che è l'attività della Sogeir prima e della SRR oggi. Servizio oggi è ripreso a singhiozzo, ma è comunque un intervento tampone. Il servizio oggi è stato fatto, diciamo, a macchia di leopardo, perché nella prima mattinata hanno raccolto il centro perché c'era ancora una macchia non compattatore libero, le altre erano già in fila alla discarica di Siculiana, scaricata l'indifferenziata torneranno in città per completare il servizio. Questo lo abbiamo concordato ieri con le ditte perché per noi era essenziale.
L'autorizzazione tuttavia a comparire nella discarica di Siculiana non riguarda tutti i comuni dell'ambito territoriale di riferimento, ma a quanto pare solo Sciacca? Allora, l'attività è stata posta in essere solo dal comune di Sciacca, perché gli altri ancora si ostinavano a trovare delle soluzioni, ma ha avuto l'interlocuzione con il commissario giorno 3, perché a noi la comunicazione è arrivata nella tarda mattinata del 2 della chiusura della discarica, allora ci siamo immediatamente attivati e poi giorno 4 concordato con il Dipartimento, abbiamo fatto una richiesta per essere autorizzati ad andare a conferire l'indifferenziata da Catanzaro. Siamo stati autorizzati come Comune di Sciacca anche perché abbiamo ricevuto una preventiva disponibilità da parte della ditta Catanzaro a ricevere i rifiuti di Sciacca. Poi il Dipartimento ha autorizzato tutti e 17 comuni, per noi questo non è un problema, se abbiamo lavorato anche per gli altri ci fa solo onore. Il problema è che gli altri poi dovranno contrattualizzare, diciamo, il rapporto con la società Catanzaro. Noi lo abbiamo fatto già ieri nel pomeriggio, quindi questa mattina, oltre ad avere i camion che scaricavano presso la discarica di Siculiana, avevamo già completato tutte le operazioni contrattuali e tutti quelli che sono gli obblighi di legge, la determina di impegno di spesa. Ieri pomeriggio è stato completato tutto, gli uffici hanno dato il loro giusto contributo, anche perché in una situazione del genere non si può aspettare il lunedì per completare, diciamo, l'iter burocratico. La ripresa dell'attività della discarica di Sciacca quando potrebbe avvenire? Spesso io sento dire dei piani B, il comune deve avere un piano B, un piano C, deve essere pronto. Non dipende solo dal comune di Sciacca. E poi vi dico che a noi l'autorizzazione non veniva concessa perché Sogeir, cioè la discarica, non aveva comunicato formale chiusura al Dipartimento. Siamo stati noi a comunicare al Dipartimento che la discarica era chiusa. A seguito delle nostre comunicazioni poi loro hanno fatto la richiesta ufficiale e poi ieri nella tarda mattinata, intorno alle 12:30, hanno comunicato che la discarica era chiusa. Senza questa comunicazione noi non saremmo stati autorizzati, quindi capite benissimo, non è solo il comune socio che può assolvere, diciamo, al problema utilizzando un piano B o un piano C. Il problema è legato a tutta una serie di fattori che ho appena spiegato e quindi poi ci ritroviamo in difficoltà anche perché alcuni passaggi formali non sono stati completati nella maniera corretta. Anche qui si potrebbe parlare di interruzione di pubblico servizio. È un'interruzione di pubblico servizio, ma poi sicuramente la SRR adesso convocherà tutti i sindaci per trovare, diciamo, un filo conduttore che ci possa portare fuori da questa emergenza che non è dettata da un'incapacità di stoccaggio dei rifiuti presso la discarica Salinella, ma è dettata da una non volontà ad assolvere gli impegni di liquidare le fatture che sono state messe da Sogeir. Quindi tutto per il commissario diventa tutto veramente molto difficile. Nell'area portuale di Sciacca vi è una discarica abusiva di rifiuti pericolosi, il tutto avviene, come ci ha segnalato un nostro telespettatore, senza che nessuno intervenga per la bonifica della zona e stamattina mi sono recato personalmente sul posto, guardate che cosa ho trovato. Mi trovo al centro dell'area portuale di Sciacca, guardate, là sono attraccati i pescherecci, là c'è invece il pontile per le barche da diporto e di fronte a me il cantiere in cui viene effettuata la manutenzione della flotta peschereccia di Sciacca. Bene, proprio in quest'area ci hanno segnalato questa grossa discarica a cielo aperto e siccome il tema della pulizia dell'area portuale è sempre di grande attualità. Ricorderete che questa settimana c'è stata una grossa polemica sulle cassette di polistirolo sparse lungo tutta la costa saccense partendo proprio dall'area portuale. E guardate cosa c'è qui. Partiamo forse dai rifiuti più pericolosi. Guardate quei fusti lì in fondo. Sembrano contenere oli esausti o comunque sostanze chimiche che dovrebbero essere smaltite con determinate modalità. Poi c'è di tutto. Ci sono pezzi di quello che sembrano pezzi di pescherecci in legno, poi cordame e poi naturalmente bottiglie di plastica, polistirolo, spazzatura vera e propria, lattine e poi se andiamo avanti altri bidoni, grossi bidoni, diversi grossi bidoni che non sappiamo cosa hanno contenuto. Poi anche un materasso da eliminare, più avanti ancora un altro
altro materasso e poi addirittura qua resti di potatura di ulivi, materiale per l'isolamento, reti da pesca in disuso. Veramente una discarica a cielo aperto, una vergogna per l'area portuale, alla quale deve essere data subito una soluzione, perché certamente non è un modo civile di poter presentare questa città, anche se non si tratta di un'area esposta immediatamente al passaggio dei cittadini o dei turisti, però ci troviamo a pochi metri dalla chiesa di San Pietro, ci troviamo a pochi metri da un posto famoso e conosciuto a tutti i turisti per le famose granite di limone, e siamo a pochi metri dal mare e tutto questo non va bene. Partita la corsa per Sala d'Ercole tra liti e trattative, le liste dei candidati alle elezioni regionali sono state depositate ieri pomeriggio, vediamo il servizio di Giuseppe Recca che focalizza soprattutto ciò che è accaduto per la provincia di Agrigento. Le sorprese non sono mancate, hanno riguardato quasi tutto il traghettamento dei crocettiani nella lista del Partito Democratico, intervento questo che è avvenuto anche in provincia di Agrigento. Mariella Lobello, assessore uscente del governo Crocetta, sarà nella lista del PD nel collegio provinciale, una scelta che sicuramente non farà molto piacere all'uscente Giovanni Panepinto e anche al saccense Michele Catanzaro. Anche la decisione di Salvatore Iacolino di candidarsi con UDC e non con Forza Italia è stata una novità. Nessuna sorpresa per i saccensi comunque complessivamente annunciati alla competizione. Ci saranno Matteo Mangiacavallo e Vittorio Di Natale, Giuseppe Marinello e Tiziana Russo e, come detto, Michele Catanzaro. Alla fine non c'è stato spazio per Alessio Buondonno vicino a Roberto Lagalla, che non ha però fatto una propria lista. Ora parte la corsa verso un posto a Sala d'Ercole, un Parlamento con meno deputati dopo la riduzione da 90 a 70. Il collegio agrigentino avrà diritto a 6 seggi e sarà vera battaglia, anche perché tutti gli uscenti saranno della competizione e si dovranno quindi misurare con i nuovi pretendenti. Ecco le liste: Forza Italia, Riccardo Gallo Afflitto, Vincenzo Giambrone, Patrizia Marino, Vittorio Di Natale, Giuseppe Federico, Antonella Vinciguerra. Diventerà bellissima: Giusy Savarino, Antonello Fucà, Michele Tropia, Giuseppe Briguglio, Salvatore Moscato, Giuseppe Casan. UDC, Margherita La Rocca Rugolo, Salvatore Iacolino, Francesco Maria Coppa, Giancarlo Calogero Scarnà, Sonia Vetro. Partito Democratico, Diego Aprile, Michele Catanzaro, Mariella Lobello, Giovanni Panepinto, Domenico Rossello, Concetta Violante. Sicilia Futura, Michele Cimino, Salvatore Cascio, Patrizia Bennici, Gioacchino Nicastro, Gio Limblici, Sabrina Turano. Idea Sicilia Popolare Autonomisti, Roberto Di Mauro, Roberto Lagalla, Vincenzo Corbo, Carmelo Pullara, Mirella Iacono Manno e Marilì Chiapparo. Siciliani Liberi, Roberto La Rosa, Antonio Turco, Antonio Marco Damaso, Pasquale Sciangula, Maria Gangarossa, Maria Giuseppina Castrogiovanni. Movimento 5 Stelle, Salvatore Cinà, Matteo Mangiacavallo, Giovanni Di Caro, Rosalba Cimino, Fabrizio La Gaipa, Maria Bellavia. 100 passi per la Sicilia, Pietro Aquilino, Rosario Giorgio Gallo, Angela Maria Serena Galvano, Maria Teresa Monteleone, Calogero Patti, Tiziana Russo. Alternativa Popolare, Vincenzo Fontana, Giuseppe Marinello, Giancarlo Granata, Francesca Centinaro, Maria Rosaria Coletti. Noi Siciliani con Busalacchi, Lillo Massimiliano Musso, Lucia Pinzone, Claudio Catalano, Claudia Capaci, Lorenzo Meli. Fratelli d'Italia, AN Alleanza per la Sicilia, noi con Salvini, Angela Maraventano, Carmela Guagliano, Salvatore Liotta, Pellegrino Leo, Calogero Prato, Calogero Pisano. Arcipelago Sicilia Movimento dei Territori, Salvatore Bonvissuto, Maria Giuseppa Bruno, Giuseppe Cacciatore. Casa Pound Sicilia, Giovanna Maria Ferrara, Franco Napolitano, Giuseppe Famoso. E stamattina c'è stata una conferenza stampa del senatore Giuseppe Marinello, che lascerà dopo tanti anni il Parlamento nazionale per cercare di approdare in quello regionale. La situazione in cui versa il suo partito, Alternativa Popolare, a Sciacca, necessitava di un chiarimento, perché solo qualche mese fa è stato impegnato a sostenere un candidato a sindaco di centrodestra ed ora sostiene invece il candidato alla presidenza della regione del centrosinistra.
Per questo motivo Marinello ha voluto chiarire ogni aspetto della situazione politica che si è venuta a determinare, evidenziando tutte le difficoltà per intavolare a Sciacca un confronto con il centro-sinistra ed il governo della città. Il servizio. Giuseppe Marinello, senatore della Repubblica di Alternativa Popolare e ora candidato alle elezioni regionali, stamattina accanto a sé ha voluto Fabrizio Di Paola, Calogero Bono e Pippo Segreto per spiegare alla città le ragioni della sua candidatura, questa volta a sostegno di un candidato alla presidenza di centrosinistra. Sentite come ha risposto alle nostre domande. Io ho servito il Paese e ho servito la Regione, ho servito questo territorio in Parlamento nazionale per 4 legislature, ma mi sono reso conto, specie negli ultimi anni, che Sciacca e il suo territorio sono state abbandonate dalla politica regionale, indipendentemente dal colore politico di chi ha governato negli ultimi anni, ma anche nella legislatura precedente. Credo che oggi la città e tutto questo territorio abbia bisogno di una interlocuzione forte e autorevole con il futuro governo regionale e credo che questo territorio meriti di essere ben rappresentato all'Assemblea regionale. Senatore, fino a qualche mese fa lei ha sostenuto un candidato alle elezioni, elezioni comunali dello schieramento di centrodestra, adesso invece si ritrova a sostenere un candidato alla regione del centro-sinistra. C'è il rischio di creare confusione tra gli elettori? No, basta spiegare semplicemente una cosa, che noi come Alternativa Popolare siamo una forza popolare, siamo una forza centrista. Noi avevamo posto una serie di paletti ad ambedue gli schieramenti. Noi eravamo pronti a fare coalizione con chi mettesse fuori gli estremisti e gli estremismi. Il centrodestra ha dimostrato di essere succube della Lega di Salvini e anche dell'estremismo della Meloni. Devo dire che dall'altra parte, mettendo fuori le forze estreme della sinistra, tant'è che c'è un altro candidato alla sinistra, bene, che Fava, evidentemente bene, hanno dimostrato che c'era una maggiore bene, possibilità a venire incontro a quelle che erano le nostre esigenze. In più avevamo chiesto come esigenza che ci fosse un candidato che esprimesse un grande profilo tecnico e professionale, che fosse affiancato in tandem con un'espressione politica che venisse da questa nostra vasta area popolare e cattolica, e così è stato. Tanto è vero che il candidato non è un candidato targato politicamente, non è un candidato che viene bene dal PD e sarà in tandem con Giovanni Lavia. Questa vostra scelta può provocare a livello locale delle situazioni diverse, una maggiore attenzione anche a quanto sta facendo con il suo governo cittadino e il Partito Democratico? Ma io non vorrei assolutamente mescolare le due questioni. Noi in questi anni abbiamo lavorato e posso assicurare che lavoreremo sempre nell'interesse della città alla ricerca del bene pubblico e del bene comune, ma evidentemente con una netta distinzione di ruoli, perché evidentemente a noi non interessa nel governo della città tanto chi amministra o chi gestisce, a noi interessano i programmi e i metodi. Se non ci sarà convergenza sui programmi e sui metodi, è evidente che noi non saremo interessati a un rapporto e una compartecipazione diretta. Senza poi considerare, e tengo a sottolineare questo, che durante la campagna elettorale e anche dopo, da parte di chi governa la città, da parte della maggioranza che ha vinto l'elezione, c'è stato un atteggiamento arrogante, talvolta violento e addirittura talvolta anche ingiurioso. Evidentemente, prima di tornare a parlare di politiche comuni e condivise, al di là del merito delle questioni, credo che qualcuno debba evidentemente riconoscere i propri errori. E questa sera alle ore 18 all'ex convento di San Francesco di Sciacca l'avvocato Tiziana Russo aprirà ufficialmente la campagna elettorale per la sua candidatura all'ARS con la lista 100 passi per la Sicilia, Claudio Fava presidente. Ospiti dell'evento Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana di Articolo 1, MDP, Luca Pastorino, deputato della Repubblica di Possibile, e Luca Casarini, segretario regionale di Sinistra Italiana.
Doppio appuntamento invece a Ribera e a Sciacca per il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Siciliana Giancarlo Cancelleri e Federica Argentati, assessore designato all'agricoltura, che martedì prossimo 10 ottobre saranno presenti sul territorio agrigentino per due incontri con i cittadini. L'appuntamento a Ribera è alle ore 18 presso il centro di aggregazione giovanile in via Libertà per dibattere sullo sviluppo socio-economico del territorio. L'appuntamento a Sciacca è alle ore 20:30 presso l'oratorio della chiesa di San Pietro per discutere del presente e del futuro di pesca e di mare. Agli incontri saranno presenti i candidati all'Assemblea regionale siciliana della provincia di Agrigento per il Movimento 5 Stelle, tra cui il deputato regionale Matteo Mangiacavallo. Tamponamento a catena questa mattina in via Leonardo Sciascia, in cui sono stati coinvolti quattro vetture, tre delle quali gravemente danneggiate. Nonostante la botta e l'arrivo di un'ambulanza non si registrano feriti. La prima vettura ad essere tamponata è stata una Lancia Y, quella che vediamo in questa foto, è stata colpita e trascinata sul marciapiede. Poi a catena è arrivato il tamponamento di altre due vetture. Sul posto, come detto, sono giunti un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di rito. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con le altre notizie. Un giovane di Castelvetrano è stato arrestato a Campobello di Mazara per coltivazione di sostanze stupefacenti. Si tratta di Saverio Margiotta, di 30 anni. Durante una perquisizione è stata rinvenuta all'interno di un appezzamento di terreno una serra dedicata alla coltivazione di canapa indiana su una superficie di circa 20 metri quadrati. Il numero delle piante sequestrate ammonta a circa una decina, di altezza variabile e in piena fioritura. I successivi approfondimenti nelle pertinenze dell'immobile hanno permesso di appurare l'esistenza di un impianto di irrigazione alimentato mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il comune di Sciacca ha comunicato alle associazioni sportive saccensi che fruiscono degli impianti pubblici che l'accesso agli impianti è subordinato al preventivo pagamento delle tariffe previste nella determinazione sindacale del settembre 2015, nonché alla presentazione della certificazione medica dei singoli fruitori da consegnare in copia all'ufficio patrimonio e al custode dell'impianto. La nota, a firma del dirigente del settore patrimonio Aldo Misuraca, impone alle associazioni sportive di fare pervenire le ricevute di pagamento e le certificazioni entro e non oltre il 19 ottobre. La nota, che di fatto non rappresenta una novità, visto che il rinnovo delle tariffe risale al settembre del 2015, starebbe creando fibrillazione tra le società sportive saccensi. La società sportiva Cronion oggi critica l'operato del comune. La tariffa prevista è di 15 euro l'ora per l'allenamento e di 70 euro per ogni partita. Noi vogliamo pagare, afferma la Cronion, ma il comune non offre niente, visto che compete a noi squadrare il campo, pulire gli spogliatoi e quant'altro serve per la manutenzione dello stadio. A proposito di questa notizia, nella tarda mattinata il sindaco Francesca Valenti, insieme agli assessori Sette Casi e Alongi, ha incontrato i rappresentanti di alcune associazioni sportive che fruiscono degli impianti comunali al fine di concertare un cronoprogramma degli interventi utili a garantire e coordinare la fruizione delle strutture. Con riferimento alle associazioni calcistiche interessate al campionato giovanissimi, allievi ed esordienti, facendo seguito a quanto concordato nei precedenti incontri, è stato confermato che le attività di allenamento e gara avverranno presso il campo sportivo Gurrera. A breve inizieranno i lavori che consentiranno l'utilizzazione del campo alternativo a seguito di una serie di interventi manutentivi concordati con le associazioni. Assunto l'impegno di spesa per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della strada rurale comunale del castello di Poggio Diana. A comunicarlo è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Ribera, Salvatore Daino. L'intervento consentirà la sistemazione di tutta l'arteria attraverso l'eliminazione di quegli smottamenti di terreno e di carreggiata
causati dal nubifragio del 25 novembre dello scorso anno, che impediscono ancora oggi il passaggio dei veicoli. La strada, una volta messa in sicurezza, oltre a garantire l'accesso turistico al castello, permetterà agli agricoltori di raggiungere le proprie aziende agricole situate nella vallata di Poggiodiana. Oggi e domani anche a Sciacca l'Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla ha organizzato dei banchetti per la vendita delle mele a sostegno della ricerca. Il banchetto si sposterà in Piazza Scandagliato, dove proseguirà a raccogliere le donazioni in favore della ricerca in cambio appunto di un cestino di mele. Come è noto, sono ancora tante le cose da fare per combattere concretamente questa malattia del sistema nervoso che colpisce migliaia di italiani ogni anno. La nostra intervista. Michela Buscarnera è dell'Associazione Italiana della Sclerosi Multipla. Oggi siete impegnati in questa azione di raccolta fondi con le vostre mele. Ecco, ci spiega l'iniziativa. Allora, noi ogni anno si fanno questa raccolta di mele o di piantine, perché aiutiamo la ricerca. Oggi siamo qui, domani saremo in piazza e oggi pomeriggio saremo pure in piazza. La vendita delle mele sarà di 9 euro a sacchettino oppure una libera offerta. Vogliamo spiegare a che cosa saranno destinati questi fondi? Sì, alla ricerca per la sclerosi multipla, che è una malattia che si sta diffondendo in tutto il paese, in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Sono colpite più le donne all'80% e dai 20 ai 40 anni. Quindi aiutiamo. Cosa vi spinge a fare da volontari per questa iniziativa? Intanto perché io sono una malata di sclerosi multipla, ecco perché sono impegnata in questa battaglia. Sì. C'è anche chi però non è stato colpito dalla malattia e ritiene di impiegare il proprio tempo così. Sì, sì, c'è stata una ragazza, Deborah Toto, che mi ha aiutato a fare tutto quello che serviva al comune, alla polizia municipale. Siamo andati nelle scuole, infatti lunedì siamo nella scuola Alberghiero per dare le mele a chi le vuole. Diciamo a tutti come funziona il meccanismo dell'acquisto delle mele. Allora le persone vengono, spendono 9 euro e si portano il sacchettino, e con questi 9 euro noi aiutiamo la ricerca, aiutiamo specialmente gli ammalati di sclerosi multipla. E all'insegna dello slogan "Cambiamo la storia", che ANMIL intende promuovere la 67esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituzionalizzata nella seconda domenica di ottobre nel 1998 su richiesta dell'associazione, che sarà celebrata domani in tutta Italia grazie all'attivazione delle 106 sezioni presenti sul territorio. La celebrazione provinciale quest'anno sarà ospitata a Sciacca, parteciperanno le massime istituzioni in materia. Il programma prevede alle ore 9.30 il raduno dei partecipanti presso la sede ANMIL di Sciacca in via Segni. Alle 10.30 sarà officiata da Don Gino Faragone una messa in memoria delle vittime del lavoro presso la parrocchia della Perriera, e alle ore 12 verrà deposta una corona di alloro in memoria dei caduti sul lavoro presso il Milite Ignoto in piazza Saverio Fricio. Alle 12.30 la manifestazione si concluderà all'interno dell'aula consiliare del Comune di Sciacca, dove presenzieranno il sindaco Francesca Valenti, il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Montalbano, l'assessore alle politiche sociali Alongi, il presidente territoriale ANMIL Michele Nantele, il direttore INAIL Prestaburgo, il sindaco di Campobello di Licata Giovanni Picone, il rappresentante delle Ferrovie dello Stato Pietro Messina. I lavori termineranno con la cerimonia di consegna dei brevetti e dei distintivi d'onore da parte dell'INAIL agli invalidi del lavoro aventi diritto. E domani è in programma presso la sede di Sciacca dell'Associazione Marinai d'Italia una manifestazione in occasione della giornata dei festeggiamenti per il 50° anniversario della costituzione del gruppo intitolato a Giuseppe Perez. Interverranno tra gli altri 3 ammiragli della Marina Militare e le delegazioni provenienti da altre zone della Sicilia. Ne abbiamo parlato con Vito Sclafani, presidente della sezione Saccenze dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.
Vito Scafani, il gruppo Marinai d'Italia di Sciacca festeggia i suoi 50 anni, ecco, che cosa prevedono i festeggiamenti? Sì, domani è giornata di festa per i Marinai d'Italia, dico anche per la delegazione della Sicilia sia occidentale che orientale che interverranno appunto per onorarci della loro presenza. Domani il gruppo di Sciacca diciamo, entra nel culo della manifestazione vera e propria. Ci sarà un momento di il raggruppamento dei gruppi che provengono dalla Sicilia all'interno della villa comunale dove sito il nostro monumento ai caduti del mare e appena insomma, arrivano tutti i gruppi per le 10 è previsto un momento di solennità, quindi effettueremo l'alza bandiera, la deposizione della corona, ovviamente ci saranno le autorità sia civile, militare, religiose e l'amministrazione comunale sarà presente con il gonfalone. Appena ultimato insomma, queste operazioni di solennità diciamo, passiamo poi alla fase sobria nel senso che in corteo raggiungeremo la sede della nostra associazione sita qua in Corso Vittorio Emanuele dove sarà scoperta la targa commemorativa dei 50 anni insomma, della fondazione del gruppo e l'inaugurazione della mostra di modellismo navale che come vedete è in fase di allestimento. Finito questo momento raggiungeremo l'atrio superiore del comune dove l'ammiraglio Zaccaria, l'ammiraglio Tedone e Dolci faranno un discorso così, insomma, relativamente al gruppo e alla vita dell'associazione e poi consegneremo degli attestati di benemerenza ai soci che hanno una permanenza che superano 20 anni fino a 50 anni. Insomma. Sarà una domenica insomma, a Sciacca all'insegna del gruppo dei Marinai. Sì. Sì, domani sarà una giornata di festa e quindi... In quanti pensate di essere domani? Ma sicuramente insomma, supereremo 200 persone, anche perché contemporaneamente diciamo che coincidono altre attività dei gruppi insomma, nella parte della Sicilia orientale, però abbiamo la presenza del gruppo di Taormina, di Scicli, insomma, abbiamo una bella presenza. Saremo sicuramente insomma, attorno a 300 persone. Lei è da tanti anni alla guida di questo sodalizio, che cosa significa oggi fare parte del gruppo Marinai d'Italia? Allora, intanto bisogna così avere delle caratteristiche particolari perché non è un club insomma, di elite, è un club dove ci si riconosce, cioè tutte le persone che hanno prestato servizio in Marina, nella Marina Militare o tutti coloro che simpatizzano per la Marina Militare e soprattutto insomma, hanno un attaccamento per il mare, e cioè praticamente frequentano questa nostra associazione. E la nostra associazione devo dire che nel tempo sta subendo un'evoluzione definiamola positiva, nel senso che abbiamo aperto le porte all'esterno, alla cittadinanza, quindi partecipiamo a divulgare la cultura del mare nelle scuole, partecipiamo insomma, ad altre attività insomma, dove siamo chiamati con dei nostri soci che nella loro vita hanno un'esperienza immensa insomma, da poter trasferire appunto alla nuova generazione. E l'altra cosa che così desidero segnalare è che l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia a Sciacca in maniera particolare condivide questo momento dico importante con l'Assoarma, le associazioni d'arma che sono i Carabinieri, l'Associazione Finanziaria, la Polizia di Stato e adesso si è aggiunta anche i Vigili del Fuoco, l'Associazione Vigili del Fuoco e assieme stiamo concertando insomma, di dare un contributo per la città e vorremmo costituire, anzi abbiamo già costituito il gruppo di protezione civile, ovviamente ognuno per le proprie peculiarità e la nostra associazione mirerà ovviamente alla salvaguardia delle coste, a tutto quello che insomma attinenza con il mare. Tanti auguri per questi 50 anni. Grazie, grazie. Invito la cittadinanza a partecipare ovviamente. Grazie. Ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Un'antica tradizione, un momento di condivisione tra gli abitanti del luogo riuniti in piazza per preparare per gli altri. Questo è sempre stato il minestrone dello stazzone che ritorna quest'anno con un ingrediente in più, il sociale. Il ricavato dell'iniziativa verrà infatti destinato al ripristino del parco giochi dello stazzone. Il progetto trova sostegno oltre che negli abitanti del borgo anche in alcune associazioni che si occupano di solidarietà, ovvero l'Inner Wheel Sciacca Terme Distretto 211, il gruppo We Help
e l'Avis di Sciacca. L'appuntamento per chi volesse partecipare è per domani alle ore 20. Vuole realizzare un gemellaggio scultoreo coinvolgendo anche la città di Sciacca. È il progetto di Gerry Napoli, scultore milanese originario di Sciacca. Lo abbiamo incontrato nei luoghi da cui è nata la sua ispirazione artistica. Sentiamo Giuseppe Recca. Ricordate queste pietre sulla spiaggia di San Giorgio, poi diventate sculture grazie ad un bagnante con la passione per l'arte e la scultura? Di anni ne sono passati quasi 15 e Gerry Napoli, che milanese ma figlio di un saccense, ha fatto diventare quella passione una vera e propria attività quotidiana. Da quel giorno Gerry Napoli incide su ogni tipo di materiale, tufo romano, pietre di giaca, marmo, legno, alabastro, roccia. Il risultato è una serie di opere che negli anni hanno permesso a Napoli di diventare artista a tutto tondo. Ancora oggi, quando torna a Sciacca, cerca ispirazione per la sua creatività. E, come vedete, visita anche quel castello incantato di Filippo Bentivegna, al quale in qualche modo si sente vicino. Sì, sì, sicuramente me l'ha data diciamo un po' di anni fa. Ero venuto qua a far vedere questo castello incantato a mia moglie. Io lo conoscevo e c'ero già stato, però casualmente dopo siamo andati, avevamo preso una casa in affitto a San Giorgio e siamo andati là, e lì ho cominciato poi pietra contro pietra a cominciare a fare qualcosa. Anno dopo anno mi sono migliorato, ho studiato, ho fatto delle ricerche e le mie sculture spaziano dalla pietra al marmo, al legno, al tufo romano, al tufo di Puglia, all'alabastro, al mattone, alle pietre di giacca che vado a trovare di solito qua in una spiaggia, dove negli anni ho acquisito anche una certa sensibilità. Perché mai una mostra a Sciacca? Allora, perché non, cioè, non mi sembra un ambiente in cui apprezzano l'arte, perché vedo che alla fin fine, se vogliamo guardare bene, i ceramisti fanno tutte le stesse cose da anni, da almeno 100 anni fanno tutte le stesse ceramiche con lo stesso preciso tecnica. Non so se può darsi che sbaglio io, è una mia fissa, ecco, così. Però io, comunque a Milano e altrove io l'ho sempre fatta le mostre, non solo, ma negli anni adesso ho la possibilità di, anzi è già 2 anni che io insegno all'Università della Terza Età, tengo i corsi privati, collaboro con 2 cave in Svizzera ma a livello di design, disegno degli oggetti, complementi d'arredo, che è granito, legno, misto in plessiglass. Insomma, cioè, un vero lavoro ormai è diventato. Allora, è cominciato come hobby, passatempo, ma è diventato un lavoro, è entusiasmante. E il futuro? E il futuro, allora, io saranno, non esagero, almeno 6-7 anni che mi piacerebbe creare una sorta di gemellaggio scultoreo fra Sciacca, che diciamo è il sud, anche se poi l'altro giorno sono andato, visto che a San Giorgio il mare si è portato via tutto e mi spiace molto, e l'Alta Italia, cioè nell'Oltrepò Pavese. Tant'è vero che questo è il mio obiettivo, creare una sorta di gemellaggio scultoreo. E adesso spazio al settimanale Babele, che ci porta a scoprire l'opera di Vincent van Gogh esposta in una mostra a Vicenza. Danilo Bonifacio. Oggi vi portiamo a conoscere quel grande artista che con la sua vita inquieta e molto travagliata ci ha raccontato dei misteri dell'uomo e della natura. Oggi vi raccontiamo di Vincent van Gogh e della sua mostra dal titolo Van Gogh tra il grano e il cielo, che si tiene a Vicenza, nella Basilica Palladiana, fino al prossimo aprile 2018.
tra la terra e il cielo, tra le spighe colore oro e l'infinito celeste delle stelle, esiste la terra di mezzo. La terra di mezzo è quel luogo sacro, uno spazio senza tempo, né confini, luogo che accoglie gli artisti, gli uomini visionari, gli uomini dal pensiero, dallo sguardo infinito. Vincent van Gogh, il saggio, il genio, il folle, nell'altezza di questa terra di mezzo, ha vissuto l'intera esistenza e dal suo precipizio ha raccontato dell'uomo e della natura. Un racconto pittorico di colori accecanti e dissonanti, pennellate come sciabole della materia violenta che incide la tela, gli occhi, il pensiero e che denuda soprattutto il cuore algido di ogni uomo. Pittura dalla forza luminosa che discende verso gli abissi del delirio, verso l'abbagliamento della notte spirituale, visionaria, oscura. Vincent van Gogh, con la sua pittura, ci invita nella sua terra di mezzo a scorgere la vera vita che si nasconde fra le pieghe della terra arsa e del cielo stellato. In ogni pennellata, in ogni frammento di colore, in ogni opera di Vincent van Gogh c'è il vento della bellezza universale e l'estasi della sofferenza. C'è il buio e la luce, c'è il respiro che avvicina a quell'ultima libertà fatta di assenza, di follia e di morte. L'opera di Vincent van Gogh deve essere quella felice opportunità per entrare all'interno di un altro ordine dell'umano, per poter leggere, per poter meglio cogliere quel mistero che si annida all'interno del nostro quotidiano. Alla prossima. Bene, siamo in chiusura, non mi resta che lasciarvi alle previsioni meteo, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana, arrivederci. La saccatura di bassa pressione continua a determinare sporadici fenomeni precipitativi, specie sui settori tirrenici. Anche le temperature ne risentiranno con un calo previsto di alcuni gradi. Durante il weekend sul nostro hinterland nuvole sparse ma senza fenomeni significativi. Temperature sotto la media del periodo, venti moderati di maestrale e mare mosso.